nostro ospite oggi è già fuggito, si è messo in un angolino, è il professor Luigi Nicolais. Presentarlo richiede del tempo, più tempo di quello che io mi sono dato per introdurlo, quindi farò una cosa molto sintetica e molto parziale, naturalmente. La presidenza del CNR è l'ultima delle sue responsabilità, una lunga serie di responsabilità. Gino è un ingegnere chimico, si è laureato a Napoli ed è professore a Napoli alla Federico II, ma ha lavorato a lungo negli Stati Uniti e ha ricoperto vari incarichi in diverse istituzioni. Penso voglia sicuramente che io ricordi che ha diretto e fondato un istituto del CNR a Napoli, dove ha svolto importanti ricerche nell'ambito dei materiali, dei materiali specialmente in ambito biomedico, come credo molti di voi sanno. Ha avuto però molti incarichi e responsabilità anche di tipo politico e gestionale, è stato assessore regionale, è stato ministro durante il credo secondo governo Prodi e deputato in questa legislatura fino a febbraio, quando ha preso la responsabilità di presidente del CNR. Con lui parleremo, come vedete, del mestiere dello scienziato, del ruolo che la ricerca ha nella società, ma prima di fare questo e fare qualche altro commento io, come tradizione volevo annunciarvi il prossimo degli incontri in normale, è molto vicino, è il 14, quindi questo venerdì, sarà con noi Michelangelo Pistoletto, ci parlerà del terzo paradiso, è un evento che è importante non soltanto in sé, perché la persona è straordinaria come sapete, ma si inserisce in un progetto più complesso che vorrei menzionarvi, che è collegato all'inaugurazione della Piazza dei Cavalieri. Avremo una 3 giorni che comincia il venerdì 14 alle 17 qui, con l'intervento di Michelangelo Pistoletto. Il 15 sarà l'inaugurazione della piazza e nel pomeriggio un convegno qui alla scuola, ospitato dalla scuola, su Pisa Città che cammina e con l'aspetto della salute del cittadino. Ma il 16 c'è un altro evento molto importante, di nuovo con Pistoletto, qui davanti, qui siete tutti quanti invitati, tutta la cittadinanza è invitata, e un'altra delle sue azioni artistiche, si chiamano così, che fa parte di un progetto molto lungo che sta per concludersi perché arriverà al Louvre questa primavera un evento dedicato a lui. Partecipate, mi raccomando, venite con un libro. È indispensabile che veniate con il vostro libro personale, questo libro farà parte dell'installazione che verrà creata qui nella piazza. Poi lo potete portare via, non temete. La biblioteca dell'Università di Pisa ha messo a disposizione 300 libri per quelli che non ne hanno uno. Io credo che non si applicherà a voi, sono fiducioso che porterete qualcosa e lo metterete a disposizione. Leggerete su questo comunque anche sui giornali, ma l'appuntamento qui è venerdì pomeriggio. Tornando a Luigi Nicolais, Gino, se vuoi prendere posizione, ti ringrazio. Una chiacchierata di cui lo ringrazio anticipatamente perché credo sarà un utile stimolo per tutti quanti noi per riflettere sul ruolo della ricerca e sul ruolo che tutti noi possiamo giocare in questo ambito. Grazie Gino. Sì. Grazie, grazie moltissimo. Non è la prima volta che sono qui, ma sono molto contento che Fabio mi ha chiesto di venire a fare una chiacchierata ai più giovani principalmente, perché l'idea è di dire che cosa fa uno scienziato, una persona che fa ricerca e come la ricerca può essere utile a un paese, che sono secondo me degli argomenti molto attuali, perché sembra che oggi solo poche persone si rendono conto che la ricerca è l'elemento essenziale per lo sviluppo, ma sembra che invece sia comunemente riconosciuto che la ricerca è una spesa, non un investimento. Io credo che bisogna cominciare proprio da alcune
interessanti, diciamo, massime che sono state scritte sia da Bernard Shaw, da Marx, per dare... Non posso leggerlo qui in modo che non si legge là. Perché di là si vuole lo leggete, ma non io, quindi devo... Vabbè, mi sposto. Perché già Bernard Shaw diceva che la persona ragionevole si adatta al mondo o lavora per adattarsi al mondo, la irragionevole insiste nell'adattare il mondo a se stesso. Il futuro, l'innovazione, il progresso dipendono in genere dalla persona irragionevole. Perché questo è un punto importante, questa è la bellezza dell'università, della scuola, dei giovani, perché io spesso, e lo dirò varie volte in questa chiacchierata, perché penso che il CNR deve essere molto vicino all'università, perché abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno di persone che non sono condizionate da precedenti esperienze, che quindi sono delle persone non ragionevoli secondo l'accezione normale, che quindi creano dei nuovi problemi. E poi Carlo Marx diceva: non si tratta di interpretare il mondo, ma di trasformarlo. E questo vediamo che è un altro elemento che si presenta continuamente nella nostra vita. Oggi il mondo cambia continuamente e la parte più difficile è quello di riuscire a governare queste trasformazioni. Il sistema è un sistema che è cambiato moltissimo negli ultimi 90 anni, il CNR avrà 90 anni il prossimo anno, ma se noi pensiamo che 90 anni fa, anzi 88 anni fa, era presidente Guglielmo Marconi, e che vi rendete conto che all'epoca cominciava un altro mondo per la tecnologia. In questi anni tutto è cambiato così velocemente che molto spesso non ce ne accorgiamo noi stessi, perché noi diventiamo dei followers, delle persone, non si preoccupi, lo mettiamo lì, poi vengo a cambiare io. No, l'importante è che io lo riesco a leggere, se no parlo di una cosa che non so che sta dietro qua a me. Quindi i cambiamenti sono avvenuti in tutta la nostra vita, non sono avvenuti solo nella ricerca o solo nella tecnologia, ma sono avvenuti nell'organizzazione delle università, sono avvenute nelle organizzazioni della vita politica, sono avvenuti nel mercato. Il mercato è totalmente cambiato negli ultimi anni ed è passato da un mercato in cui la competizione era principalmente regionale, in cui l'innovazione consisteva nel prendere delle idee durante una visita, una fiera, e tornare nella propria regione e produrre un prodotto innovativo e quindi aprirsi un suo mercato, a un mercato che è diventato globale, e la globalità deriva anche da una tecnologia che è diventata pervasiva, che è la tecnologia dell'ICT, dell'Information and Communication Technology, la quale ha permesso oggi di poter accedere a tutto un mercato mondiale, a cosa che nel passato non era possibile. Anche i subfornitori non sono più gli stessi di una volta. Il subfornitore di una grande impresa era normalmente un'impresa che produceva a più basso costo, non necessariamente innovativamente, anzi, meno pensava, meglio era, più era un bravo subfornitore, perché obbediva pedissequamente a quello che era stata la progettazione dell'impresa madre e produceva in costi più bassi. Oggi tutto questo non è più vero e le cose non sono ancora completamente cambiate, viviamo ancora questa transizione, ancora molti subfornitori pensano di fornire solo un pezzo, molte imprese non hanno ancora capito che hanno bisogno di subfornitore, ma hanno bisogno principalmente di un partner tecnologico. Ma per esempio il settore aeronautico, di cui dirò fra breve qualcosa, ha vissuto questo cambiamento in modo radicale. Oggi al subfornitore aeronautico si richiede una garanzia sulla prestazione,
Quindi non si richiede solo un basso costo, ma anche un'alta qualità, un'alta affidabilità e contemporaneamente anche una innovazione. Tutto questo ha creato un sistema che sta cambiando e il ruolo dell'università, del CNR, anche in questo sistema cambia continuamente. Prima l'università e il CNR lavoravano con le grandi imprese perché le grandi imprese avevano la capacità di interagire con questo mondo che voleva produrre soltanto conoscenza e non aveva grandi interessi in passato a cercare di utilizzare la conoscenza prodotta e quindi si creava un sistema di collaborazione solo tra grandi imprese e con le piccole e le medie non c'era proprio interazione di nessun genere e la grande impresa che anche nella ricerca è cambiata e lo vedremo nel settore aeronautico a breve, la grande impresa non fa più come una volta la ricerca attraverso i suoi corporate research centers. Il Donegani in Italia ha avuto un ruolo importantissimo perché era il centro ricerche della Montedison ed era veramente il centro in cui si sviluppava la chimica dei polimeri e si faceva tutto di nuovo, si inventavano i nuovi catalizzatori, si mettevano a punto dei nuovi prodotti, si faceva una chimica teorica importante, c'erano dei premi Nobel che circolavano nel Donegani come c'erano in tanti altri posti per tante altre aziende elettroniche. Perché rappresentava questa conoscenza sviluppata nei corporate research centers, rappresentava la barriera d'ingresso per gli altri competitors. Quindi si difendeva dalla competizione di altre aziende producendo conoscenza e utilizzandola immediatamente per mantenere questo livello di protezione dalla competizione. Questo oggi non è più possibile perché non c'è più una monocultura in nessuna azienda, le aziende sono molto multiculturali, hanno bisogno di essere bravi nell'informatica ma anche nella chimica, ma anche nella fisica, ma anche nella biologia molto spesso e questo richiede all'azienda la capacità di interagire con centri di ricerca e questo è un altro grande cambiamento che sta avvenendo. L'azienda non fa più ricerca, ma l'azienda principalmente fa il knowledge integrator, l'integratore della conoscenza e quindi i ruoli delle università nel mondo, degli enti di ricerca diventano sempre più importanti, ma anche a questi enti viene sempre di più richiesta un'eccellenza della loro ricerca, una qualità tale da poter competere nel mondo. Quindi il mestiere dello scienziato è un mestiere di grande interesse, ma è un mestiere che è totalmente diverso dagli altri. Noi, poco tempo fa si parlava del fatto che i ricercatori sono considerati dei pubblici dipendenti e quindi le regole che valgono per l'amministrazione pubblica valgono pure per la ricerca. Ma nessuno si è mai reso conto che il ricercatore è una persona particolare, è un creativo, è una persona che è capace di pensare a cose che non esistono, è una persona che è un artista nel suo lavoro, che è capace di sviluppare qualcosa che lui vede e che nessun altro vede attorno a lui. E questo lavoro del ricercatore è un lavoro che purtroppo, specialmente nel nostro paese, viene scarsamente valorizzato, ma principalmente perché non ci si riconosce, non gli viene riconosciuto quella creatività che è indispensabile per fare il vero ricercatore. Il ricercatore deve porsi dei quesiti continuamente, io qui ho elencato tutta una serie di caratteristiche, ma deve porsi dei quesiti, deve mettere in discussione tutto, non esiste niente di certo, perché un ricercatore che parte da delle certezze non è un vero ricercatore, non è quello che in qualche modo vuole trovare qualcosa che tutti pensano che non esiste, ma invece potrebbe esistere. E questo secondo me è il punto centrale. Perciò le massime che vi leggevo prima rappresentano veramente un mondo della ricerca. Il mondo della ricerca
è un mondo che viene premiato anche dal raggiungimento di un obiettivo, dalla dimostrazione di qualcosa che nessuno, a cui nessuno pensava prima, e questo sicuramente è importante, come è importante la umiltà di mettersi in gioco continuamente, ricominciare, perché questo è il nostro lavoro. Il lavoro del ricercatore è un lavoro che ti può, anche dopo 10 anni della tua vita, può dire che quello che tu pensavi prima non è raggiungibile, perché erano sbagliate dei presupposti, e quindi devi ricominciare da capo. Questo è il ruolo del ricercatore, ma la cosa importante, e questo è il modo con cui bisognerebbe affrontare il problema generale della ricerca. Se uno vuole valutare la ricerca soltanto su certi successi, non basta. Molto spesso la ricerca va valutata anche sugli insuccessi, perché quelli fanno parte dell'attività del ricercatore. Oggi, come dicevo all'inizio, la conoscenza è sviluppo. Non è possibile immaginare nessuna iniziativa sullo sviluppo del paese senza mettere al primo punto la conoscenza, lo sviluppo di conoscenza. Cioè non è possibile immaginare una politica industriale che non abbia come punto di partenza la ricerca. Dopodiché possiamo discutere su come trasferire la ricerca. Io nel CNR spesso, anche oggi, ho insistito che non è più il tempo in cui si fa il technology transfer, non c'è un trasferimento di tecnologia. Il trasferimento di tecnologia si faceva una volta in cui si produceva un pezzo e si trasferiva a un'azienda, e questo trasferiva una tecnologia. Oggi si valorizza la ricerca prodotta, oggi c'è bisogno di ridurre il tempo per raggiungere il mercato, il time to market, bisogna ridurlo a zero, e quindi bisogna sviluppare dei programmi in cui ricercatori accademici e ricercatori industriali stanno assieme, in cui il progetto, la ricerca viene impostata contemporaneamente da chi deve utilizzarla e di chi deve invece produrre nuova conoscenza. Quindi tutto il problema della ricerca rappresenta un argomento di grande interesse, perché questo, ovviamente, questo lo dicevo precedentemente, si inquadra in questo grande cambiamento che viviamo. Oggi tutti noi usiamo il telefonino, però molti di noi non sanno nemmeno a che serve il telefonino, se non a rispondere al telefono. Abbiamo tanti esempi di tecnologie che sono poco utilizzati, l'ICT è un altro esempio. Io ho fatto per un periodo il Ministro della Funzione Pubblica e mi ero reso conto che quasi tutta la pubblica amministrazione guardava al computer come un nuovo modello di macchina da scrivere, come un nuovo modello che permetteva di scrivere e di correggere senza bisogno di intervenire 2 volte sullo stesso documento, e nessuno si rendeva conto che l'arma che c'era con il computer era un'arma che poteva permettere un modo diverso di far funzionare una pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione del futuro non avrà più gli uffici, ma avrà un sistema virtuale, un internet in cui ci si entra e ci si muove da un ufficio all'altro. Ma per far questo, più che intervenire sulla tecnologia, è molto importante intervenire anche sulla psicologia del cittadino, del dipendente pubblico, perché questo è il punto limitante. Oggi tutti abbiamo pensato e abbiamo partecipato a questi vari bandi sulle smart qualcosa, smart cities, smart communities o smart altre cose, ma queste smart, la prima cosa che richiedono è la capacità di mettere insieme, di collegare le banche dati, e questo è un altro problema psicologico in cui la ricerca non può intervenire. Bisogna non essere più padroni del dato, ma essere in comunione con tutti i dati, e questo sicuramente determina un grande cambiamento psicologico. Il caso che vi portavo e quello volevo portarvi è proprio quello dei compositi, che è stato sicuramente un esempio importante nell'aeronautica. I compositi sono materiali molto più leggeri dei materiali tradizionali e hanno delle proprietà meccaniche molto, molto interessanti e superiori
perlomeno quelle specifiche, a quelle dei tradizionali. Questi compositi ovviamente sono nati alla fine dell'Ottocento con il cemento armato, che ha permesso a artisti importanti di costruire strutture che non resistessero solo a compressione, ma resistessero anche ad altri tipi di sforzi, utilizzando appunto dei rinforzi dell'ordine del centimetro. Poi sono nati compositi principalmente utilizzati nell'aeronautica per ora, ma fra poco anche in altri settori, in cui il rinforzo era diventato di 10 micron. E poi infine oggi, proprio da pochi anni, è nata tutto un altro settore, che è quello dei nanocompositi, in cui si è sceso di scala, si parte dal centimetro e si arriva al nano in scala, proprio perché c'è questa possibilità di poter modificare le proprietà di un materiale qualunque introducendo questi sistemi, queste cariche diverse. I compositi hanno cambiato il modo di essere dell'industria aeronautica. Già oggi tutti gli aerei militari sono fatti in composito rispetto al passato, e vedete che anche il civile si sta avviando al composito. Il 787 ormai c'ha più del 50% in composito. E se vedete l'avvento di questi compositi, vi rendete conto che qui anche è stato necessario cambiare il modo di organizzare la ricerca e la produzione. In effetti col 787 si è ottenuto finalmente un'innovazione, come si dice, radicale. È nata prima come un'innovazione incrementale, perché col 767 nel 1981 si introducevano dei pezzi in composito, per cui si utilizzavano le tecnologie analoghe a quelle dei vecchi materiali metallici, ma si cominciava a sostituire il metallico col composito, riducendo un po' di peso, ma utilizzando tutti gli stessi metodi di progettazione, di costruzione, tutti in modo solamente incrementale. E questa è una innovazione che non ha bisogno di una grande vision, ha bisogno semplicemente di una capacità di rischiare modificando alcuni pezzi. Questa è la classica innovazione radicale in cui parecchi delle nostre imprese lavorano. Invece l'innovazione più importante è quella radicale, come il 787, in cui più del 50% è composito. Ma passare dal 767 al 787 non cambia solamente la percentuale di materiale che va nell'aereo, ma cambia il modo di costruire l'aereo, cambia il modo di progettare l'aereo, cambia anche la cultura nell'industria aeronautica, perché passa da trasformazioni puramente fisiche a trasformazioni chimiche, introducendo quindi tutta una serie di competenze che non erano esistenti nell'industria aeronautica. E qui la Boeing ha fatto un salto importante, proprio perché ha saputo avere una visione di come saranno gli aerei del futuro. E questo è un po' un modo di vedere anche altri mezzi di trasporto, come i treni, come le automobili. Il sistema cambia, e qui è cambiato proprio il modo di pensare a un materiale nuovo, e questo ha determinato alla Boeing anche la necessità di organizzarsi in modo diverso anche sulla ricerca. La ricerca non l'ha più portata avanti a Seattle o in altre, a St. Louis, dove lavorava, ma ha individuato dei centri di eccellenza nel mondo e ha creato quelli che loro chiamano il Global Net, un sistema globale di dove si fa ricerca, e quindi un sistema in cui in alcuni settori sono eccellenti i ricercatori di Sheffield, in altri quelli di Seattle. E quindi il lavoro della Boeing è stato un lavoro di knowledge integrator, di pigliare il meglio che esisteva nei vari settori, nei vari gruppi di ricerca, e costruire e fare ricerca su questo nuovo aeromobile per poter avere certezza anche della sua performance. Questo, se lo vogliamo vedere in senso positivo, è una grande opportunità per noi, perché è una grande opportunità perché può permettere ai nostri centri di ricerca non più di pensare all'interazione con l'azienda
locale, ma diventare uno dei nodi del Global Net per poter intervenire in questa competizione globale. E la stessa cosa vale per la costruzione dell'aereo. L'aereo non è più costruito a Seattle, è assemblato in North Carolina, ma non è costruito in un posto specifico, perché una parte è costruito in Europa, tra cui anche in Italia, una parte in Corea, in Giappone, in Australia, in Canada e via di seguito. Questo è il modo di vedere la fabbrica globale, una fabbrica che in qualche modo utilizza le professionalità migliori che ci sono nel mondo e cercare poi di arrivare alla costruzione di un aeromobile. Questo ovviamente determina un grande cambiamento anche nel modo di fare azienda, anche nel modo di lavorare, perché fa parte di questo cambiamento che stiamo vivendo. E lo stesso vale per i nanostrutturati, i materiali nanostrutturati, in cui in qualche modo la nostra, diciamo, tabella periodica degli elementi piglia una terza dimensione, e pigliando una terza dimensione ci dice che in effetti i materiali non sono in numero finito, ma sono in numero infinito, perché noi possiamo in qualche modo progettare il materiale. Nel settore di mia maggiore competenza, in questi anni l'ingegnere non è più il progettista dell'oggetto finale, l'ingegnere è il progettista del materiale, insieme col chimico, insieme col fisico, perché nel momento in cui si mette a punto il materiale che si capisce che cosa dovrà fare dopo. Quindi c'è un cambiamento sostanziale nella filosofia di progettazione, intendendola appunto di realizzazione e quindi di visione di questo pezzo, e questo nei nanostrutturati è un mondo di questi. Non esiste più i materiali solamente conduttivi o opachi, ma possiamo immaginare materiali che siano trasparenti e conduttivi senza nessun problema, oppure avere materiali che siano elettricamente, come per esempio questi di grafeni, che siano conduttivi in modo variabile a seconda della deformazione. È tutto un mondo che si apre. Questi sono alcuni esempi di quello che poi potrebbe essere il mondo che è davanti a noi. Quindi dobbiamo essere in grado di eliminare i paradigmi a cui siamo abituati. Tutto questo è possibile soltanto se riusciamo a fare interagire saperi positivi. Questo è un altro punto importante di quello che volevo dirvi stasera. Il punto importante è rendersi conto che da soli non possiamo fare niente. Oggi la competizione è così dura che bisogna capire che i veri successi si hanno quando scienziati di diverse discipline lavorano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. Questo lo abbiamo visto e lo vediamo nella diagnostica per immagine, perché la diagnostica per immagine è un esempio classico in cui hanno collaborato, per alcun sviluppo hanno collaborato biologi, medici, ma non solo, ma anche matematici, anche chimici, anche fisici e anche ingegneri, anche esperti di ICT, per mettere a punto un oggetto che alla fine riesce a permetterci di poter prevedere cose che stanno per succedere. E tutto questo ovviamente ci richiede una capacità di governare la complessità, perché lavorare insieme persone così diverse richiedono una capacità e una stima reciproca che permette loro di poter raggiungere questo obiettivo. Da un punto di vista politico, quando si pensa che la politica della ricerca dipende solo dal Ministero della Ricerca, è fondamentalmente sbagliata, perché la politica della ricerca è per sua natura, diciamo, dovrebbe essere supportato da politiche economiche, perché l'economia del paese è basata sulla capacità di innovare, e la capacità di innovare deriva dalla capacità di produrre conoscenza. E la stessa cosa vale per la semplificazione o per le politiche industriali o per le politiche ambientali. L'integrazione delle politiche è quella che determina veramente poi il successo di una politica paese, sulla quale molto spesso noi abbiamo qualche dubbio. L'aggregazione ritengo che sia un elemento importante, come è importante
pensare al nostro paese come una learning region, una regione dove non ci sono altre materie prime se non tanti giovani che abbiamo, con tanti brillanti cervelli, con tante brillanti capacità di ricerca. Dovrebbe essere il nostro paese ritenuto come un paese dove il punto di forza e il punto su cui investire è la formazione e la ricerca, ed è questo secondo me che sarebbe utile trasferire anche ai decisori politici. Ci sono stati altri modi per mettere insieme ricerca con applicazione. I distretti sicuramente rappresentano un modello avanzato, ma lo rappresentano perché in qualche modo nel distretto si mette insieme chi produce conoscenza e chi usa conoscenza, e quindi si riduce a zero il tempo per trasferire la conoscenza in prodotto, che è un elemento essenziale. Il time to market nell'impresa ce l'hanno insegnato che è un elemento di competitività. Nella ricerca oggi è diventato un elemento forte di competitività. La capacità di trasferire è l'elemento essenziale, e quindi mettere insieme i vari attori diventa un elemento di successo. Quindi vale anche per la programmazione dell'innovazione, ma il punto più importante che io credo debba essere alla base di tutto quello che abbiamo detto e che è la filiera della conoscenza, che è l'elemento essenziale. Paesi più avanzati come il Canada, la Finlandia e anche la Corea adesso lavorano molto sulla scuola primaria, perché è un elemento essenziale. Insegnare a un giovane la curiosità del cercare e la bellezza del trovare è una cosa che si comincia dalle scuole primarie, non dall'università. L'università siamo già formati e siamo già pronti a fare bene o male i ricercatori, indipendentemente da chi siamo noi. Però se vogliamo formare una nuova classe di ricercatori che siano veramente in grado di competere nel mondo, dobbiamo cominciare dalla formazione. Ovviamente la ricerca è importante, poi l'innovazione deriva da altri fattori e non dalla ricerca. Molto spesso si dice facciamo innovazione, ma noi possiamo fare una ricerca eccezionale, però non abbiamo un mercato pronto per quella ricerca, non abbiamo una finanza che è capace di supportare e finanziare lo sviluppo industriale di quella ricerca. Noi non abbiamo le condizioni essenziali per trasformare ricerca in innovazione. Questo è un altro punto sui quali bisogna insistere. Quando si parla dell'ultima parte, dello sviluppo della competitività, e si pensa che si può andare nei nostri diretti dell'università o nel CNR e trovare le cose più importanti e poter fare innovazioni, non è così che si affronta il problema. Bisogna in qualche modo cercare di creare una filiera che sia una filiera in cui una filiera che non abbia dei punti deboli. Qui in questa nostra filiera in Italia i punti deboli sono anche le cerniere, perché le cerniere non funzionano. Tra scuola e università non possiamo pensare di far fare una visita all'università e quindi dare la possibilità al giovane di capire se farà ingegneria o farà giurisprudenza. Cioè, in paesi un po' più attenti, in genere gli ultimi anni di scuola sono fatti insieme con l'università, cioè si crea la possibilità al giovane di partecipare alla vita universitaria nell'ultimo anno di scuola, in modo tale da poter decidere con serenità a quale corso di laurea lui pensa. Stavo per dire facoltà, ma avrei detto una cosa fuori a quale corso di laurea può intervenire. Lo stesso vale per quanto riguarda la ricerca e poi quello successivo dell'innovazione. E su questo tutte le varie politiche di formazione, politica industriale, politica economiche, dovrebbero investire fondi invece che tagliarli, perché queste rappresentano sicuramente un elemento forte di competitività. Io credo, mi voglio fermare perché lasciare un po' di tempo a voi, credo che oggi che viviamo questo periodo di grandi cambiamenti dovremmo anche avere la capacità di essere in grado di fare noi una governance di questi cambiamenti. Molto spesso quello che ci succede è che noi diciamo se c'è un cambiamento, noi seguiamo il cambiamento e non ci poniamo
tra quelli che in qualche modo definiscono o incentivano un certo cambiamento. Questo è un punto importante. Noi come paese dovremmo finire di essere dei followers delle cose che succedono e dovremmo noi invece trasformarci in leaders del cambiamento. Questo è il punto essenziale. Questo lo possiamo fare in certi settori in cui siamo molto forti, siamo molto bravi, in certi settori dove noi veramente potremmo dare le indicazioni nel mondo, però avremmo bisogno anche di un po' di fiducia e anche un po' di supporto, sia economico ma anche morale, per poter cambiare noi stessi il modo di essere in questo mondo di grandi cambiamenti. Grazie. Grazie moltissimo, Presidente Nicolais. Abbiamo un po' di tempo per commenti e domande da parte vostra, quindi do la parola a voi. Prego. Dai Pisani non ti puoi aspettare che cattiverie, quindi diciamo. Sono pronto. E quindi ti aspettati dei commenti cattivi. No, ovviamente di cui te non sei responsabile, diciamo. La colpa in Italia non ce l'ha mai nessuno. C'è la duplicazione questa, insomma. No, ci sono due punti su cui io condivido completamente quello che hai detto, quindi comincio con la dolce, in maniera soft, e ovviamente sono convinto che il metodo futuro per la ricerca non possa essere che quello che hai indicato e che deriva del resto da successi di ricerca avuti anche in altri paesi. Ci sono due punti deboli del nostro sistema che io ho raccolto, diciamo, in moltissimi anni di esperienza e che li ho visti sempre più aggravare. La divisione tra i settori disciplinari, che diciamo mi risulta dagli studiosi del cervello che nel nostro cervello non esista, ma è stata fatta un'invenzione dell'uomo, per ragioni che tutti ben conosciamo. Tutti i tentativi interdisciplinari, seri, effettuati in Italia, anche alcuni a cui ho partecipato io, sono naufragati, perché le corporazioni, diciamo, specifiche di settori hanno sempre danneggiato chi aveva qualcosa a ponte, poi massacrando poi la carriera di giovani che avessero avuto il coraggio di inserirsi in una certa attività. Quindi, quale cura ci può essere nel nostro paese per eliminare la corporatività delle discipline e favorire l'interdisciplinarietà? Io in questi anni l'ho vista solo peggiorare questa situazione. A questo si aggiunge un secondo male, meno scientifico ma terribile, e anche questo l'ho visto, quella relata seguiva una, mentre la disciplinarietà è una funzione monotonica, cioè cresce progressivamente, il secondo punto è cresciuto in maniera esponenziale, è il carico burocratico che si riversa sul ricercatore. Il ricercatore prima di fare ricerca deve giustificarsi davanti a 30 burocrati che hanno l'autorizzazione a fermarlo in qualunque momento per qualunque ragione, indipendentemente dalla serietà, dalla qualità, dalla sua qualificazione, soltanto perché ha speso un euro in più per la carta igienica, scusate il termine, che non l'aveva previsto, oppure perché diciamo non torna. Quindi con questa burocrazia e con questa interdisciplinarietà le cose che ti hai detto non si potranno mai verificare. Questa è una provocazione, chiaramente, dopodiché ti ho applaudito quando hai concluso, perché un pochino in te spero. Cominciamo dal secondo. Secondo, guarda, in Italia esiste una sfiducia reciproca tra pubblica amministrazione e cittadino, in generale. Questa è la grande differenza tra i paesi anglosassoni, perché si parte da una sfiducia. Cioè, uno pensa che l'altro stia facendo in modo tale da fare qualcosa di tricky, di non chiaro, di poco evidente. E allora questo ha determinato una serie di regole ex ante, tra cui tutta la parte burocratica che dicevi tu, che rendono sempre molto pesante il sistema. E non esistono però regole ex post, di valutazione ex post, perché una volta che il burocrate ha avuto tranquillità che lui non ha colpa nell'assegnare quel fondo di ricerca a te, perché lui ha guardato tutte le carte che ci esistevano, lui non ha più necessità di valutare se la ricerca è buona o cattiva.
Questo è il concetto di base. L'altro concetto di base è che nella opinione pubblica, è questo quello che dicevo all'inizio, la ricerca è considerata come un'attività di pubblica amministrazione e quindi soggetta a tutte quelle regole che sono regole classiche degli uffici della pubblica amministrazione, in cui si deve stare attenti che non ci siano delle cose non fatte in maniera lineare e chiara. Questi sono i due punti principali. Il secondo, questo secondo, secondo me, potrebbe migliorare se la ricerca uscisse dal comparto pubblica amministrazione e diventasse un comparto a parte, quindi che potrebbe permettere quindi delle regole diverse da quelle che stanno nella pubblica amministrazione. Sul primo punto che riguardava, ripeti, la disciplina, quello è un problema di concorsi principalmente. L'interdisciplinarità, secondo me, una cosa importante, e non è, devo dirti, non è oggi utile avere dei generalisti che sanno tutto. Oggi, ancora più che nel passato, tu hai bisogno di esperti di una disciplina specifica che parlino con esperti di un'altra disciplina. Ma diciamo, il lavoro dell'ingegnere e il lavoro del biologo non devono essere fatti dall'ingegnere. Io, siccome per un periodo della mia vita ho molto lavorato con i medici per il settore bio, molto spesso tu hai la tendenza a diventare un medico, ma tu non sei un medico. E funziona il rapporto: se tu mantieni il tuo ruolo di origine e l'altro mantiene il suo ruolo di origine e insieme riuscite a trovare un linguaggio che vi permette poi di rendere sinergico le esperienze dei due. Questo è diverso. Il problema è dei concorsi, siccome poi i concorsi in qualche modo non ti premiano, perché lavorare con un medico per un ingegnere ti richiede tempo, devi imparare a parlare un linguaggio diverso, devi imparare anche a misurarti con tecniche e discipline diverse, allora la tendenza è quella di eliminare l'interdisciplinarità e fare la tua materia e andare avanti e raggiungere obiettivi carrieristici che tu ti prefiggevi. Questo è il problema. Però io credo che l'importante è che uno si cambiano un po' i metodi di fare i concorsi e l'altro ci siano delle premialità per chi lavora insieme. Questo nel CNR vogliamo introdurlo, perché ritengo che il punto di forza del CNR, che ha tante competenze diverse, e sarebbe diciamo un punto di avanzamento se queste competenze lavorassero insieme sui progetti, e questo è un argomento su cui stavamo discutendo pure stamattina all'aria. La domanda è semplice, visto che negli ultimi mesi si è parlato dei problemi finanziari che hanno attraversato il CNR, qual è la situazione finanziaria ed economica del CNR, visto che si è parlato di commissariamento addirittura, quindi sì, questa è una domanda che mi giro da redazione e che io giro a lei direttamente. Non me l'aveva mai detto, ti devo dire, non credo, no, non è così. No. Sicuramente la situazione finanziaria, non del CNR, in generale è negativa, quella del CNR è uguale agli altri, anzi, quello che sta succedendo al CNR è che noi stiamo in qualche modo cercando di ottimizzare la spesa, principalmente riducendo il carico burocratico degli uffici romani. Quindi in questo bilancio preventivo che abbiamo preparato per questo prossimo 2013 riduciamo di circa 40 milioni di euro la spesa dell'amministrazione, quindi in qualche modo lavoriamo su questo. Quindi questo sicuramente è un punto un inizio di attività per cercare di rendere sempre più l'amministrazione al servizio della ricerca e meno il viceversa. E quindi questo è un punto importante, ma a cui si sta procedendo. Parlare di commissariamento, si era parlato qui a Pisa di un commissariamento dell'area, ma per un problema di bilancio che non era un bilancio nero, ma era un bilancio che subiva di una serie di costi del passato e che aveva portato a un deficit di bilancio, però oggi abbiamo fatto una interessante riunione, stiamo lavorando insieme all'amministrazione centrale e area della ricerca per ritornare
in un bilancio positivo, quindi è un lavoro di un phasing out da avere debiti di bilancio. Quindi si era parlato, no, pensavo del CNR in totale, quindi siccome non mi ricordavo di essere in queste condizioni. Però per Pisa pure si è risolto, quindi si sta risolvendo, non è che abbiamo avviato, loro hanno fatto un ottimo lavoro per cercare di eliminare i debiti, noi diamo una mano con la parte del centro, quindi il problema si risolve. Salve, buonasera. Volevo porre una semplice domanda riguardo a uno degli elementi. Prendi alternata. Uno degli elementi che un po' ci viene criticato a livello internazionale, che è quello di riuscire a fare sistema in modo diffuso, cioè di non riuscire solo ad avere dei singoli centri di magari che possono avere anche presentare buoni risultati, ma poi la necessità un po' di diffondere questi centri, queste potenzialità, queste eccellenze anche nel resto del tessuto del paese. E questo si connette ovviamente al discorso un po' della filiera della conoscenza, della necessità di porre in relazione la parte appunto di ricerca universitaria alla parte di produzione industriale. E le due possibilità però che si presentano sono o la relazione tra grandi industrie, come un po' è stato, che lei ha detto, in parte statali con relazioni strette che potevano avere quindi una potenzialità di interrelazione forte, ma che dall'altra impedivano a magari piccoli progetti o piccole imprese di ripartire, e dall'altra invece una relazione diffusa in modo magari più liberista, ecco, non è proprio il termine corretto, di progetti competitivi che però rischiano di non avere un controllo, un'interrelazione che permetta poi uno sviluppo reale, la produzione, l'arrivo al mercato delle potenzialità. Ecco, un po' come si può muovere, ecco, secondo lei, uno Stato? Non esiste mai una soluzione on-off. È chiaro che vivi in un paese dove ci sta di tutto. Noi purtroppo in Italia abbiamo poche grandi imprese. Se le paragoni alla Francia, non andiamo negli Stati Uniti, ma Francia e Germania, ti rendi conto della struttura industriale italiana, che è una struttura industriale in cui la grande impresa è solo parzialmente presente, e come giustamente dicevi tu, molte sono ancora piuttosto possedute dallo Stato. Quindi questo è sicuramente un punto di debolezza. Però la piccola e media impresa invece in alcuni settori è molto forte. Ed è molto forte anche perché ha saputo innovare, ha saputo modificare il suo modo di essere tenendo conto dei grandi cambiamenti che viviamo. Io ti vorrei portare un esempio non di un'impresa ma di artigiani. Per esempio, in una parte dell'Italia dove generalmente è molto difficile sopravvivere, che è Napoli per esempio, a Napoli era noto per avere dei sarti molto bravi. Ed una delle ragioni dei compositi fatti a Napoli nasce proprio dai sarti, perché siccome quella metodologia era molto vicina alla metodologia di tagliare un pezzo di stoffa, i sarti erano molto bravi quando sono andati a lavorare in Alenia, allora in Italia. Allora i sarti, per esempio, che stavano quasi del tutto perdendo i clienti sul territorio, hanno innovato sull'attività di marketing. Hanno utilizzato questa loro forte credibilità come sartoria e hanno cominciato ad avere clienti nel mondo. C'è un sarto che per esempio veste il governo del Qatar ed è presente con una sua persona che va lì a prendere le misure e poi viene a fare i vestiti a Napoli di tutta un'area dell'Azerbaigian, cioè si è messo in moto un sistema di marketing globale per cui tu ancora fai il sarto a Napoli, ma il cliente napoletano si è ridotto al 5-6%, tutto il resto è un cliente globale, come ha fatto la Boeing. Cioè ti trovi un sistema globale che accede a questa specialità, che è questo del sarto a mano, delle scarpe fatte a mano o delle cravatte. Ed è un sistema che ha trovato una sua identità,
Per cui invece in questa crisi che viviamo, invece di diminuire il numero di dipendenti, sta crescendo il numero dei dipendenti. Questo è un esempio, ma questo vale anche per le imprese. Per esempio alcune imprese di subfornitura di automobili hanno avuto un aumento perché hanno introdotto delle innovazioni. Ce n'è una per esempio che, utilizzando del lavoro fatto proprio con Sannino, che tu pure conosci, hanno creato dei tessuti antibatterici utilizzando dell'argento. E questo sta avendo un grande successo, per cui questa azienda, con un poco di ricerca, non ti devo dire che sta tanta ricerca, ma con un po' di ricerca ha saputo individuare una nicchia di mercato dove c'era necessità di antibatterici, e quindi sta fornendo, diciamo, le ferrovie, non solo italiane ma anche francesi, e così anche degli ospedali, e nasce un mercato. Questo dice, ha visto un mercato e quindi si è creato un mercato. Cioè l'innovazione è questa, l'innovazione dipende, perciò dico, molto dal mercato e dall'imprenditore, e l'imprenditore pure che la deve riconoscere. Il lavoro che faceva Alessandro Sannino, non pensava mai che quella roba l'andava a mettere nei treni, pensava di fare un lavoro nel settore biomedicale e che vedeva questo effetto antibatterico di questi composti dell'argento. Cioè è un sistema che cambia, capito? Quindi... Io mi occupo di ricerca in collaborazione con le aziende, quindi capisco bene la postazione. Quello che, rispetto a una ventina, 25 anni fa, quando io ho cominciato a fare ricercatore, quello che lamento adesso non è tanto la possibilità di il contatto con l'industria, che adesso è molto buona, devo dire, è che manca la possibilità di finanziare idee libere. Io ho tante idee nel cassetto che non riesco a trovare la possibilità di finanziare. Le industrie non sono interessate. Faccio domanda al PRIN e mi dicono che non è innovativo perché non è bio, nano, eccetera. No? E uno di questi argomenti sono riuscito a svilupparlo perché una ragazza cinese mi ha scritto che voleva venire a lavorare con me su uno di questi temi, con una borsa cinese. No? E allora è venuta 3 anni, è stata qua con i suoi fondi, abbiamo pubblicato su Langmuir, no? Su Journal of Colloids Interface Science, però diciamo... Quella proposta lì l'avevo provata diverse volte, è sempre fallita, perché non era innovativa, no? E quindi diciamo, manca questo. Questo è un argomento molto importante, perché come tu sai, passare da una ricerca a un settore un po' più applicato devi attraversare quello che si chiama la Valle della Morte. E la Valle della Morte è questo passaggio da scala di piccola sperimentazione a una scala quasi industriale, no, non industriale, quasi pilota, per poter poi avere un prodotto da poter vendere, è una parte che in Italia è totalmente trascurata, perché non abbiamo dei finanziatori privati che intervengono e non abbiamo nemmeno dei finanziamenti pubblici che ti permettono di fare un'attività leggermente a valle della ricerca vera e propria. Questo è un discorso che io molti anni fa ho insistito a fare, facevo con Mussi, cercavo di fargli capire che quella è un'area che andava finanziata, perché andava finanziata insieme con l'impresa, con l'attività produttiva, perché è un'area importante che permette al ricercatore di andare sul mercato, perché se tu hai con la tua idea sul mercato, la gente ti guarda e dice vabbè, fammi vedere questo pezzettino, il pezzettino non lo puoi fare e quindi è finita l'idea. Il problema è proprio questo, secondo me molto importante. Abbiamo parlato di argomenti che sicuramente sono molto interessanti, però di fondo secondo me un argomento che ancora non abbiamo affrontato è quello delle giovani generazioni. Io lavoro, sono stato ricercatore del CNR. Attualmente lavoro all'Università di Pisa, sono docente all'Università di Pisa, tra l'altro sono anche presidente del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Sistemi Complessi dell'Università di Pisa, in cui ci sono alcune veramente eccellenze, non di nome ma di fatto veramente notevoli, soprattutto nel campo della matematica. E comunque quello che ci preoccupa moltissimo è quello che succederà ai giovani. Cioè noi attualmente stiamo vivendo un'emigrazione di massa, di talenti, di cervelli, non si arresta assolutamente, e il provvedimento di abolire di fatto la figura del ricercatore di ruolo, ad esempio, è stata una mazzata terribile per queste nuove generazioni. Quindi abbiamo ancora questi rapporti di ricerca con gli Stati Uniti, con l'Italia, col Canada, con l'Inghilterra e con tanti altri paesi,
sino a... ci troviamo quasi nella condizione di non poter continuare o di non poter sviluppare quello che con molta fatica, fatica di tutti i generi, anche la fatica burocratica a cui si accennava prima, che sta diventando una cosa veramente grottesca, nonostante tutto questo ci possiamo trovare in cui riuscire a trasmettere anche le nostre esperienze e quindi concretizzarle, realizzarle al massimo, diventa quasi impossibile. Io su questo non posso che darti ragione, perché noi pure cerchiamo di reclutare ricercatori dall'estero, per esempio, ma lo stipendio che noi offriamo è, diciamo, è, non dico un ordine di grandezza, ma sicuramente un terzo di quelle che offrono al paese vicino a noi. Come? Se va bene. E questo ci determina anche una scarsa capacità di recuperare fondi dall'Europa, perché se presentiamo una domanda, io italiano e tu tedesco, noi con un gruppo di 10 persone io recupero meno di un terzo di quello che recupero tu dai fondi europei. E poi alla fine sembra come se noi non fossimo bravi abbastanza a recuperare fondi. Il problema nostro è un problema di fondo. Dovrebbero tutti rendersi conto che la ricerca è un elemento essenziale per lo sviluppo, non solo per gli addetti ai lavori. Molto pensano che è un problema corporativo. Noi chiediamo più soldi alla ricerca perché noi facciamo i ricercatori. Il problema non è così. Dovrebbero le imprese dire che hanno più bisogno di ricerca e quindi bisognava finanziarle di più, perché veramente fra qualche anno li perdiamo tutti i ricercatori. Io ti devo dire, ho detto qualche volta, che io ho molta stima dei ricercatori che restano, perché sono quelli che si sacrificano a guadagnare di meno in un sistema poco efficiente rispetto a quelli che se ne vanno. Noi parliamo sempre di quelli che se ne vanno, ma pensiamo anche a quelli che restano, i quali sono bravi, guadagnano di meno e continuano a restare in Italia. Quindi veramente meritano tutta la nostra attenzione. Sicuramente in futuro così non può continuare, se no diventiamo un paese che non so che cosa potrà fare, perché non produce conoscenza, ha costi sociali, e questo dico giustamente, molto elevati per non produrre a basso costo, non potrà essere mai più competitivo. Su questa nota non esattamente positiva dobbiamo chiudere, siete come sempre tutti invitati, c'è un piccolo rinfresco nella stanza qui davanti, grazie ancora al nostro relatore, grazie Gino.